Ok, riprendiamo l'esercizio. Nel frattempo ho fatto anche il commit della soluzione sviluppata finora, così chi fosse rimasto indietro la trova su GitHub. Continuiamo con la nostra bellissima implementazione. Abbiamo un po' fatto il refactoring di questa classe root, abbiamo cambiato gli ID in riferimenti a oggetti. Adesso dovremmo fare la stessa cosa su airline e airport. Quindi in airline quello che dobbiamo fare è aggiungere il riferimento a rotta, e in particolare non è soltanto un singolo riferimento, ma è una lista. Perché se vedete com'è la relazione dal punto di vista di rotta, ad ogni rotta è associato un airport sorgente, un airport di destinazione e una airline, però dal punto di vista di airline e di airport abbiamo una relazione da 1 a n, quindi abbiamo bisogno di una lista per contenere tutte le informazioni. Ricordatevi le diverse possibilità: 1 a 1, 1 a n, n a n, n a m. Quindi adesso andiamo in torniamo su Eclipse e aggiungiamo una lista di possibili rotte. Private list di routes. Questa lista va creata nel costruttore, quindi al fondo creiamo un this.routes uguale new array list root. Diamo java util list e aggiungiamo un getter e setter per questa lista, quindi source generate getter e setter per routes. E la stessa cosa la facciamo anche per airport. Quindi per airport aggiungiamo private list root routes. Creiamo la lista. Importiamo java util list e creiamo anche qui il getter e setter. Ottimo. Adesso torniamo in Flight DAO. Ora dobbiamo ancora fare qualche modifica per finire di collegare tutto quanto. Quindi quando creiamo una nuova rotta non abbiamo più tutte queste informazioni, però da airline ID dobbiamo ricavare un oggetto airline, da source airport ID dobbiamo ricavare un oggetto airport, e da destination airport ID dobbiamo ricavare un altro oggetto airport. E il resto, le varie stringhe, invece possiamo eliminarle. Quindi, come ricavare da un intero l'oggetto airport? Utilizzando la airport ID map. Quindi airport id map punto get airport id, che questa volta è source airport id.
questa cosa qua, questo oggetto che ci ritorna, l'airport ID map, lo salviamo in una variabile temporanea che chiamiamo airport source airport, e facciamo la stessa cosa per destination airport. Quindi ci creiamo una variabile temporanea, chiamiamo destination airport, che è uguale a airport id map.get di res.getit destination airport id. Ultima cosa, facciamo anche creiamoci un riferimento anche per airline, quindi airline uguale airline id map.get, si aspetta un id che arriva da res.getint. Quindi utilizziamo le informazioni che otteniamo dalla query SQL, in particolare gli id, per ricavare dei riferimenti a degli oggetti passando tramite identity map. Dopo tutta questa fatica dovremmo essere in grado di creare correttamente l'oggetto root. L'oggetto root, rotta, cosa richiede? Una root, un id, un airline, source airport, destination airport, più altre cose. Quindi in flight DAO aggiungiamo un counter, una airline, che non è più la stringa, ma è quell'oggetto che abbiamo creato prima, che si chiama airline, un source airport, un destination airport, e poi tutto il resto dovrebbe essere uguale con la R airport. Tutto il resto dovrebbe essere uguale a prima. Ora, da rotta abbiamo creato i riferimenti ai tre oggetti. Adesso nei due oggetti airport e airline, nei tre oggetti airport e airline, dobbiamo aggiungere il riferimento a rotta. Siccome ce li siamo salvati, diviene particolarmente semplice adesso andare a creare questo riferimento con rotta. Quindi source airport.get routes ci permette di ottenere tutte le rotte di quel aeroporto sorgente. A questo aggiungiamo cosa? La rotta route, ricordandoci che però non dobbiamo aggiungere direttamente, ma dobbiamo sempre passare dall'identity map. Quindi root idmap.get root. E la stessa cosa la facciamo per destination airport. E per airline. Se siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto quanto correttamente, dovremmo essere riusciti a portare tutte le informazioni che avevamo salvate nel DB in memoria. Controlliamo. Quindi, se il DAO è corretto e non abbiamo errori, ovviamente adesso questo main di prova va commentato perché la signature dei metodi non corrisponde più e quindi non possiamo più utilizzarlo e ci dà errore. Torniamo nel model e in modo molto empirico stampiamo la dimensione dei dati. Quindi stampiamo system.out.println airlines.size
airports.size routes.size. Poi non abbiamo una classe test model, ma possiamo crearla adesso. Quindi nel package model creiamo una nuova classe test model, come al solito. Questo vi consiglio sempre di farlo, perché prima di andare a collegare il codice con l'interfaccia grafica è più semplice spendere qualche minuto per creare la classe test model e testare il codice da Java, che è molto più veloce rispetto a ogni volta andare a inserire l'input nell'interfaccia grafica. Quindi è un piccolo investimento, ma poi si rivelerà molto utile. Quindi test model, copiamo soltanto la signatura del metodo main, quindi andiamo in flight DAO, copiamoci la chiamata di main, test model, quindi model m uguale new model. Semplicemente creando un nuovo modello, nel costruttore carichiamo tutte le informazioni e vediamo se ha funzionato. Lanciamo il nostro programma e come output vediamo 6.000, 8.000, 66.000. Quindi direi che come dati ci siamo. Verifichiamo però che queste informazioni siano state correttamente inserite anche all'interno nelle varie relazioni. Quindi proviamo ad esempio a farci restituire qualche oggetto utilizzando le relazioni che abbiamo appena creato. Ad esempio, se andiamo nel model e creiamo un metodo public list airport get airports, questo metodo ci restituisce semplicemente return return this.airports. adesso, visto che ci siamo, cerchiamo anche di programmare questa applicazione in un modo più corretto, un po' più maturo rispetto al solito. Allora, questa applicazione, in questa funzione, questo metodo, scusate, ci restituisce una lista di aeroporti. Se per qualche motivo uno dei metodi del DAO ci restituisse una lista nulla, adesso non dobbiamo preoccuparci se in realtà questo può accadere o meno. Cerchiamo di creare del codice sicuro, safe, si dice, in ciascuna implementazione, in ciascuna classe. Quindi diciamo, se per qualche motivo un metodo del DAO ci ritorna una lista nulla, noi con getAirports potremmo ritornare una lista nulla al test model. Per evitare questo, quello che posso fare semplicemente è mettere un if. Quindi se this.airports è uguale a null, return new array list di airport. Perché fare questo? Perché se è nullo, creiamo una nuova array list che è vuota, e così questo ci permetterà di non cadere in possibili eccezioni, in possibili errori nel test model oppure nell'interfaccia della mia applicazione, perché comunque sempre riceverò un array che o è vuoto o contiene le informazioni di cui effettivamente ho bisogno. Questo tipo di controlli io lo consiglio sempre di aggiungere, soprattutto nelle porzioni, diciamo, soprattutto nella classe model, perché queste poi vi evitano un sacco di possibili errori di implementazione o comunque le varie sul controllo delle varie condizioni di errore. Quindi torniamo nella classe test model,
Facciamoci ad esempio stampare, ora otteniamo una lista di aeroporti, prendiamo il primo, intanto abbiamo visto che questa lista è maggiore di, ha lunghezza maggiore di 0, questo lo facciamo semplicemente adesso per fare qualche test, ovviamente non scrivete mai un indice se non siete sicuri che effettivamente ci siano gli oggetti. Quindi prendiamo il primo elemento e otteniamo ad esempio tutte le rotte per quell'aeroporto, get routes, e le stampiamo. Anzi, facciamo le cose in modo separato. Prima otteniamo l'aeroporto e poi otteniamo le routes. Quindi system, sysout, airport A uguale a m.getAirports, il primo della lista, stampiamo l'aeroporto A e poi stampiamo quali sono le rotte dell'aeroporto A. Proviamo a eseguire. Il test model. Quindi il primo aeroporto è Goroka, non so dove si trovi, e poi abbiamo una serie di rotte. Se volessimo potremmo anche fare il controllo su facendo una query, quindi select asterisco from root as r, airport as a, where r punto r punto where r punto source airport id. Vabbè, scusate, evitiamo di perdere tempo su questo, che ci fidiamo che l'implementazione sia corretta. Poi in caso fate dei controlli voi e mi dite, mi segnalate se qualcosa non fosse corretto. Allora, verso concentrati sull'obiettivo. Il nostro obiettivo è creare un grafo. Finora abbiamo semplicemente creato il modello ORM. Come vogliamo creare questo grafo? Vogliamo creare un grafo diretto, perché le rotte hanno una direzione, hanno un aeroporto di partenza e hanno un aeroporto di destinazione, e lo vogliamo pesato. Come possiamo pesare un grafo che abbia delle rotte di linee aeree? Con il costo del biglietto, purtroppo però non abbiamo questa informazione, ma abbiamo un'informazione sulla distanza. In realtà non ce l'abbiamo direttamente, ma dobbiamo ricavarla. Non ce l'abbiamo direttamente perché da nessuna parte compare, cioè nella tabella rotta non compare l'informazione sulla distanza, ma compare l'informazione su quali sono gli aeroporti di partenza e destinazione e quindi su qual è la latitudine e longitudine di ciascun aeroporto. Sapendo la latitudine e longitudine, teoricamente siamo in grado di calcolare la distanza tra i due aeroporti, aeroporto sorgente e aeroporto destinazione. Come facciamo a farlo? Nel progetto vi ho incluso una libreria che si chiama simple.lat.long, questa, e questa è quella che proprio andremo a utilizzare per calcolare la distanza. Vediamo nella documentazione su internet come funziona. Simple.lat.long.java. Tra l'altro c'è il progetto su GitHub, è una simple lightweight library per calcolare la distanza date latitudine e longitudine. Java doc
Dovrebbe essere qui. Ok, forse è più semplice. Simple lat javadoc. Ok, qua abbiamo il javadoc dell'applicazione. C'è una classe che si chiama lat long tool, che però non è quella che ci interessa, semplicemente lat long. Questa permette di creare degli oggetti lat long date due coordinate, che sono la latitudine e la longitudine. E poi, non so. Dovrebbe esserci un get distance da qualche parte. Distance, finalmente. Allora, lat long tool ha una distanza, quindi dobbiamo creare, utilizzare due oggetti. L'oggetto lat long, lat LNG, per creare i due punti. Poi dobbiamo dargli un'unità di misura e poi utilizzare questa classe lat long tool.distance, quindi questo metodo distance, questo metodo statico di lat long tool, per calcolare la distanza tra questi due punti nell'unità di misura che gli specifichiamo. Quindi sembrerebbe abbastanza semplice. Quindi una volta che creiamo il grafo, aggiungiamo i vari vertici in base agli aeroporti, in base alle rotte. E poi andiamo a calcolare per ogni arco il suo peso sulla base della distanza. Quindi, che tipo di grafo utilizziamo? Se guardiamo nelle slide sui grafi, c'è un bellissimo schemino sulle slide di JGraphT, che spiega quale tipo di classe dobbiamo utilizzare. Undirected o directed, abbiamo detto che vogliamo utilizzare un grafo orientato, quindi andiamo verso directed. Weighted, quindi siamo in questa colonna qui. Simple, multi-pseudo, non simple. Diciamo simple. In realtà la stessa coppia di aeroporti potrebbe essere connessa da più rotte con compagnie diverse. Però facciamo una prima implementazione semplice. Utilizziamo un simple directed weighted graph. Poi un'implementazione più realistica potremmo utilizzare molti, però per ora direi utilizziamo il simple. Quindi, tornando al nostro progetto di Eclipse, nel model creiamo un metodo public void createGraph. In questo metodo effettivamente creiamo il grafo. Quindi simple directed weighted graph. Simple directed weighted graph. Grafo uguale a new simple directed weighted graph. E questa variabile grafo
la definiamo tra le variabili di model, e la chiamiamo grafo. Dobbiamo specificare il tipo di parametri, i generics, ossia i vertici e gli archi. Il vertice è un aeroporto, airport, e l'arco è un default weighted edge. E poi, se non sbaglio, qua dobbiamo anche indicare come parametro default weighted edge.class, perché tutto funzioni correttamente. Abbiamo creato il grafo, aggiungiamo i vertici. Quali sono gli aeroporti? Ho tutta la lista di aeroporti, quindi graphs.addAllVertices. A grafo aggiungo this.airports. Ricordatevi che l'aggiunta dei vertici nel grafo si può fare in diversi modi. Questo è uno dei tanti, altrimenti avrei potuto iterare sulla lista di aeroporti e inserirli uno a uno. Ho creato il grafo. Adesso voglio creare i collegamenti, quindi gli archi. Per crearli itero sulle rotte. Quindi for root r due punti roots adesso ho bisogno dell'aeroporto per creare un arco, ho bisogno dell'aeroporto sorgente, aeroporto destinazione e del peso. Calcoliamoci il peso, che è un intero in questo caso, quindi int weight uguale a lat long tool. Punto distance. Fate attenzione che nel frattempo ho importato anche la libreria lat long tool, che essendo già inclusa nel progetto e nel build path non dovrebbe crearvi problemi. Quindi latLongTool.distance point 1, point 2, unit punto 1 new simple lat long, forse è semplicemente lat long senza simple, new latitudine e longitudine. E devo passargli le coordinate dell'aeroporto. Quindi r.get source airport punto dividiamo le cose, creiamoci una variabile intermedia qua, source airport e destination airport, giusto per rendere il codice meno un pochino più leggibile. Quindi airport source airport uguale r.get source airport, airport destination airport uguale r.get destination airport. Quindi new lat long di source airport punto get latitude, controlliamo solo che vadano inserite nell'ordine corretto, latitudine e longitudine. Quindi get latitude
source airport.get longitude. Punto 2, new lat long di destination airport.get latitude, destination airport, punto get longitude. Unità, quindi scusatemi per questa riga lunga, poi cercherò di riportarla ad una dimensione leggibile. Quello che manca ancora è l'unità. L'unità va specificata. Deve essere un length unit. Length unit possono essere chilometri, metri, miglia, miglia nautiche, R o D. Utilizziamo chilometri. E quindi come unità scriviamo length unit punto chilometer. Allora, perché si sta lamentando? Perché ritorna un double. Quindi questo weight non è un intero, ma è un double. Tutto chiaro fin qui? Quindi vedete, avevamo un problema iniziale, quello di collegare delle rotte, di collegare gli aeroporti secondo le rotte. Abbiamo creato un grafo, iteriamo su ciascuna rotta, abbiamo il problema di creare, di calcolare la distanza. Siamo andati a vedere, avevamo le latitudini e longitudini dell'aeroporto di partenza e destinazione. Lavorare direttamente con latitudine e longitudine non è semplicissimo, però questo tipicamente succede in tutti i linguaggi di programmazione. Esistono delle librerie per risolvere i problemi più comuni. Questo è uno dei più comuni, direi. E quindi, sfruttando questa libreria, questa semplicissima libreria, in una riga abbiamo calcolato la distanza. Adesso andiamo ad inserire effettivamente l'arco. Per inserirlo, una delle possibilità è quella di utilizzare di nuovo la libreria graphs.addEdge. Ad edge, tra l'altro, permette di inserire direttamente anche il peso. Su quale grafo? Sul grafo graph, source vertex e source airport. Destination airport. E poi il peso e weight. Grafo, non grafo. Tutto chiaro fin qui? Quindi se siamo stati bravi, in queste poche righe abbiamo creato tutto il grafo. Al termine facciamoci istituire, facciamo solo due stampe per vedere se effettivamente abbiamo creato correttamente, per avere un'idea se abbiamo creato correttamente. Quindi stampiamo il numero, ad esempio, il numero di archi e il numero di vertici. grafo.vertexSet.size grafo.edgeSet.size dove vertexSet mi restituisce la cardinalità del numero di vertici e edgeSet mi restituisce invece la cardinalità del numero di archi. Andiamo ora in test model e chiamiamo il metodo m.createGraph e vediamo cosa succede.
Una bellissima eccezione. Loops not allowed. Allora, loops not allowed segniamo su jgraph-t sulle slide il loop potrebbe essere un self loop, quindi dovremmo controllare che l'aeroporto di sorgente sia diverso dall'aeroporto destinazione. Credo che il motivo sia quello, perché per qualche motivo potrebbero essere uguali. Vediamo se è questo il motivo. Quindi torniamo nel model e controlliamo che l'aeroporto sorgente sia diverso dall'aeroporto di destinazione. If source airport ovviamente devo farlo dopo aver definito source airport. If source airport punto equals destination airport e metto il diverso, quindi se sono diversi effettivamente crea l'arco, altrimenti no. Vediamo se questo è il motivo. Torniamo in test model. Sì, quindi era proprio quello il motivo. Ma questo me lo ricordavo perché capita spesso. Fate attenzione. Prendete confidenza con la libreria e soprattutto con il tipo di eccezione, anche perché questo tipo di eccezione non era troppo verbosa, non era troppo chiara. Loops not allowed significa che c'era un loop, ossia c'era una qualche rotta che aveva come aeroporto sorgente e destinazione lo stesso aeroporto. Teoricamente è possibile, non so bene per quale motivo una rotta dovrebbe avere l'aeroporto sorgente e destinazione, perché dal punto di vista pratico se sono voli commerciali non ha senso, se sono voli di prova, di test, se c'è una qualche compagnia aerea che è specializzata nel test degli aeromobili, ad esempio, questo avrebbe senso. Quindi fate attenzione quando create il grafo a controllare che i due nodi non coincidano, altrimenti se non create un pseudografo i loop non sono ammessi. Quindi vedete che in totale abbiamo inserito 36.000 archi e 8.000 vertici. Ottimo. Adesso chiediamoci qualche informazione prima di lavorare sullo short spat. Chiediamoci quante componenti connesse ha il grafo. Sapete come si fa con jgraph-t? L'avete già visto? Sì. C'è una classe che si chiama Connectivity Inspector che restituisce le informazioni sulle componenti connesse di un grafo. Quindi Connectivity Inspector ci dice se il grafo è connesso e restituisce anche il Connected Sets, che sono i set delle componenti connesse, quindi potremmo semplicemente stampare la dimensione di questo connected, di questa lista di set. Quindi proviamo a utilizzare Connectivity Inspector per farci stampare delle informazioni su questo grafo. Quindi creiamo un nuovo metodo che chiamiamo
public void print stats, allora, if controlliamo che il grafo sia diverso da null, quindi se grafo è diverso da null, this.createGraph, quindi se il grafo non è stato creato, crealo, perché chi dice che uno chiami print stats subito dopo createGraph? Potrebbe direttamente chiamare print stats. E creiamo un oggetto connectivity inspector. Connectivity inspector C uguale new connectivity inspector di grafo. E poi ci chiediamo C.connectedSets, quindi restituiscimi tutti i set relativi a tutte le varie componenti connesse del grafo. Quindi dato il grafo ci saranno n componenti connesse, potrebbe esserci anche una sola, e per ogni componente connessa mi restituisce il set dei nodi all'interno di quella componente connessa. Se ce n'è una sola mi restituisce tutto il set dei nodi di tutto il grafo. Se i nodi non sono, se non esiste alcun arco, quindi ciascun nodo non è collegato a nulla, mi restituirà tanti connected set, tanti set quanti sono i vertici. Quindi sysout di c.connectedSets.size. Connectivity inspector chiedeva dei parametri. Sì, v ed e. Quindi chiedeva i generics. Airport e default weighted edge. Ottimo. Ah, ovviamente non ho aggiunto la chiamata a m.printStats. Mi dice che ci sono 4.933 componenti connesse. Sono tante. Facciamoci restituire la più grande delle componenti connesse. Quindi vuol dire che non tutti gli aeroporti sono collegati da qualche rotta. O perlomeno per le rotte che abbiamo inserito, non tutti gli aeroporti sono collegati. Se abbiamo inserito tutte le rotte, vuol dire che qualche aeroporto non è collegato. Di questi 4.900, come facciamo a ottenere il set più grosso? Esiste un... non abbiamo una funzione che ci restituisca direttamente quella più grossa, ma possiamo iterare su ogni set e salvarci quello più grosso. Quindi set di airport best set uguale null for set S, due punti, C.connectedSets, itero tutti i connected sets, ho anche bisogno di una variabile intera che mi dica la dimensione, int size uguale meno 1, o 0 anche, if S.size è maggiore di size, che è questa mia, chiamiamola best size, giusto per essere più precisi. Quindi se la s.size, se la dimensione del set è maggiore di best size,
Allora, best size è uguale s.size e best set è uguale a s. No, non s, è uguale a no, probabilmente a s è giusto perché s in quel momento contiene il riferimento al set su cui stai iterando e quindi scusa? Non ho capito. No, no, dimmi, dimmi. È un set, sì. È un set di airport. Ma diciamo così, best size uguale a new set ds, così new hash set ds, così siamo sicuri che faccio una deep copy. In realtà tutto questo sarebbe meglio mettere in un altro metodo che chiamiamo public set di airport che mi restituisce get biggest cc connected component. Strong connected component, perché in realtà stiamo guardando un grafo orientato e quindi si parla di componente fortemente connessa. Quindi questo lo spostiamo qui, creiamo nuovamente un connectivity inspector e ritorniamo best set. Tutto chiaro quello che abbiamo fatto qui? Semplicemente iteriamo tra i set restituiti da getConnectedSet, getConnectedSets, e iteriamo e prendiamo quello di dimensione maggiore. Creiamo un nuovo set a partire da quegli elementi e ritorniamo il best set. Quindi in test model, se faccio set airport biggest, scc uguale m.getBiggestSCC. Importo i set, poi stampo la dimensione. BiggestSCC.size. Eseguo e alla fine vedo che c'è il più grande set, la più grande componente connessa ha 3154 elementi. Quindi abbiamo una componente connessa molto grossa, ma immaginavo fosse così perché alla fine i principali aeroporti del mondo sono tutti connessi tra loro e poi c'è qualche aeroporto che non è connesso per qualche motivo. Ok, adesso ultimo punto. Siamo arrivati alla parte cruciale del nostro esercizio. Vogliamo calcolare qual è lo shortest path tra due aeroporti, cioè qual è la sequenza di voli che devo prendere, le rotte che devo prendere per raggiungere l'aeroporto, per andare dall'aeroporto di New York a quello di Tokyo. Ok, quindi
Anzi, facciamo. Diciamo che dall'aeroporto di New York voglio andare a Milano-Bergamo, così sono sicuro che non ci siano voli diretti. Quindi, quello che posso fare è itero sulla lista di set che rappresenta la mia componente connessa. Devo ottenere riferimenti ai due aeroporti. Come faccio a cercare i due aeroporti dato il codice dell'aeroporto? Potrei fare una ricerca lineare o andare direttamente nel dataset, prendere il riferimento dell'ID dell'aeroporto e utilizzare quell'ID e sfruttare la hash map che ho creato prima. Quindi posso farlo in Java oppure posso farlo nel DB. Diciamo che per velocità lo faccio nel DB. Dovrebbe essere ICAO. Sì, quindi from airport select asterisco. Select asterisco from airport where proviamo ita FFA ita iata uguale a, dovrebbe essere questa la sigla, aeroporto di New York. Ok. L'aeroporto dovrebbe essere proprio quello di New York, che ha ID 8591. Quindi segniamocelo. 8591. Sperando che sia la stessa componente connessa. E poi BGY dovrebbe essere quello di Milano Bergamo. 1525. Allora, chiediamoci innanzitutto se i due sono collegati, se esiste un path tra i due. Quindi creiamo un metodo nel model che mi dica, che mi calcoli lo shared expect tra questi due ID. Poi all'interno facciamo gli eventuali controlli. Quindi m.get shortest path e gli passiamo i due ID. Int ID1 uguale 8591, int ID2 uguale 1525. E al metodo del model getShortestPath mi passo ID1 e ID2. E stampiamo il risultato. Quindi implementiamo questo metodo nel model. Quindi ho due identity map, quindi mi viene abbastanza veloce, dato i due ID, ottenere il riferimento ai due aeroporti, quindi airport New York City uguale airports idmap.get id1. Poi un airport BGY uguale airport id map.get id2. Poi if New York City
è uguale a nulla o Bergamo è uguale a nulla, throw new runtime exception. Gli aeroporti semplicemente generano un'eccezione, è una condizione rara che non dovrebbe verificarsi perché i dati li ho presi dal DB, quindi dovrebbero esserci, però giusto per programmare in modo un pochino più preciso l'applicazione, creo anche questa eccezione, faccio anche controllo eccezioni, quindi gli aeroporti selezionati non sono presenti nel grafo. Nell'applicazione, diciamo nel grafo, ma diciamo più generalmente nell'applicazione. In memoria. A questo punto, come faccio a calcolare lo short expect? Abbiamo detto che in questo caso i pesi sono tutti positivi, non ho pesi negativi, sono distanze, quindi nel peggiore dei casi la distanza è 0 se i due aeroporti coincidessero. Quindi posso utilizzare l'algoritmo di Dijkstra. Quindi Dijkstra jgraph-t. Short expect algorithm short expect algorithm che richiede come vertici airport, come edge default weighted edge, questo short expect algorithm è uguale a Dijkstra. Qui bisogna passare riferimento a grafo. Perché non me lo trova? Ok, Dijkstra, short expect, grafo. Senza grafo forse. Ah, ovviamente sì, scusate, a new, mancava. Mancava la new. Ok, quindi short expect algorithm SPA uguale new Dijkstra short expect algorithm short expect di airport default edge e come parametro gli passo grafo. Poi come facciamo a calcolare la distanza tra due vertici? C'è questo metodo getPath tra source e sink. Quindi spa.getPath tra i due aeroporti nyc e bgy. Questo è un graph path graph path che ovviamente come al solito vorrà i generics. Ovviamente tutte queste classi sono state create per essere il più generiche possibile, quindi bisogna specificare il tipo di dato su cui andiamo ad operare.
prima di stampare il path, facciamoci anche dire get path weight, che è semplicemente un double. Quindi double weight uguale spa.getPathWeight tra New York City e Bergamo. Lo short expect, diciamo che ritorna la lista di aeroporti su cui devo iterare per raggiungere quali sono le fermate intermedie che devo fare. Quindi il valore di ritorno è gp.getVertexList. Dammi la lista dei vertici a partire dallo short spot trovato. E nel frattempo stampiamo anche il peso. Quindi sysout weight. Nel test model adesso aggiungo un try catch, perché se posso generare un'eccezione devo poterla anche gestire. Quindi try catch runtime exception e mettiamo semplicemente una stampa qui, diciamo airport code error, e vediamo se siamo stati fortunati a trovare uno short spot tra i due. Quindi eseguiamo il test model. Infinity airport code error. Se infinity, cosa vuol dire? Che non si trovano nella stessa componente connessa. Quindi abbiamo ottenuto un peso infinito perché non si trova nella stessa componente connessa. Proviamo a cambiare id e, non so, prendiamo ad esempio San Francisco. Credo che tra New York e San Francisco non ci siano problemi. 3469. Ok, continuiamo a tenere errori. Proviamo ad eliminare il try catch e vedere se l'errore è dovuto a qualcos'altro. Ah, ok, c'era una null pointer exception, perché ovviamente questo GP ritorna nullo perché non esiste un path tra i due. Allora, data la componente connessa più grossa, facciamo una cosa più semplice. Dalla componente connessa estraggo i primi due aeroporti. Visto che sono la stessa componente connessa, di sicuro saranno collegati. Quindi, creo una questo è un set, quindi dal set non posso prendere i primi due elementi, devo trasformarlo in una lista. Quindi new array list di airport di biggest scc punto get 0 biggest scc la chiamiamo airport list
e prendiamo i primi due id. Quindi int id1 è uguale a airportList.get 0, int id2 uguale get 0.get airport id, airportList.get 1.get airport id. Ora dovrebbe proprio funzionare. Ok, probabilmente non ho connesso, proviamo a prendere il quindicesimo. Ok, proviamo anche a stampare però quali sono questi aeroporti. Quindi, in realtà non si chiamano più New York City e Bergamo, ma lasciamolo così per evitare di perdere tempo. Quindi, sysout New York City, sysout BGY, poi sappiamo che non sono realmente questi due. Quindi semplicemente ci dice che per raggiungere Roch Harbor Seaplane Base Good News Airport ci sono 3.296 km e tutta una serie di fermate intermedie. Quindi vediamo dove si trovano questi aeroporti, giusto per capire se... Ok, sì, si trovano entrambi negli Stati Uniti, però evidentemente non sono direttamente collegati e per andare da uno all'altro bisogna fare tutta questa serie di passi. Passare da Seattle, eccetera. Beh, ovviamente poi i risultati dipendono dal grafo che abbiamo creato, dipende da come abbiamo creato, dipende da quali rotte abbiamo creato, eccetera. Adesso non ci interessa tanto i reali dati, perlomeno in questo esercizio. Più che altro volevamo vedere come creare un grafo, il primo grafo pesato, con un'informazione non direttamente presente nel database, ma che abbiamo estratto. Abbiamo tirato fuori anche il numero di componenti connesse, fortemente connesse. E avete domande a riguardo? Prima di lasciarvi, un'ultimissima cosa. Abbiamo speso una parte significativa del tempo di questa implementazione per creare il pattern ORM. Era veramente necessario crearlo? In realtà, se vedete nel model, la parte di creazione effettiva del grafo poi è molto compatta, questa funzione create graph è molto compatta perché noi avevamo fatto un grande lavoro a priori, perché avevamo creato, di fatto avevamo creato già delle relazioni a livello ORM e poi le abbiamo dovute traslare nel grafo. Tuttavia credo che ci siano delle implementazioni alternative per cui non sia necessario effettivamente creare le relazioni, ma semplicemente usando l'identity map semplicemente l'identity map potrebbero essere un'informazione sufficiente per creare il grafo. Perché se ci pensate, questa lista dove noi andiamo a salvare gli aeroporti, su cui poi andiamo a iterare per aggiungerli effettivamente al grafo, potremmo sostituirla con il grafo stesso. Quindi pensateci e poi prossima volta che faccio l'esercitazione vi propongo anche la soluzione alternativa che sarà molto più compatta. Buona serata.